tempo senza aiuti, quindi abbiamo dovuto noi prodigarci per poter sistemare gli scaffali, per poter comunque mettere un lavoro che non mi compete, tra l'altro. E noi quando, perché il personale sono due esseri umani che stanno qui e fanno un po' che anche noi giudici, io finita l'udienza potrei finire all'una e mezzo, invece poiché non c'è personale dovrebbe scrivere il cancelliere, ma non c'è, e allora c'è, carichiamo e scarichiamo, e poi nella stanza chiusa di là, perché stiamo aggiustando per gli scaffali, per l'incolumità di tutti, abbiamo ieri chiuso perché stiamo sistemando, va bene, gli scaffali per rendere insomma agevole diciamo la consulta dei fascicoli lì, ma non c'è personale pure per controllare. Allora noi giudici quando ci troviamo qua cerchiamo di andare là per vedere se io chiedo il tesserino per vedere se è avvocato o no, perché si vede dovunque, ma se non c'è un controllo di là. Noi abbiamo chiesto pure al comune qualcuno che venisse almeno messo lì alla porta a controllare se qualcuno sono la prima bravo. E allora io carico e scarico unitamente agli altri colleghi, che non è che lo faccia solo dopo l'udienza, io me ne vado sempre alle tre, caro signor Cadete, e poi dopodiché metto, dopo aver caricato l'udienza e riportata all'udienza di rinvio, ogni fascicolo lo metto nei faldoni e come scaricatrice li sistemiamo negli scaffali noi. Quindi vorrei sapere che altro dobbiamo fare. Quindi vi siete abbandonati dal Ministero. Ritengo un po' d'aiuto se ci vorrebbe da chi sta al di sopra di noi. Che si è dimenticato? Quello è il problema. Noi chiediamo per la verità. Stiamo chiedendo da circa un mese. Quindi il Ministero della Giustizia possiamo dire che è stato in questo caso ingiusto. Possiamo dire che ancora non ci ha aiutato. Ancora non ha capito come regolare questa struttura. Ancora non ci ha dato delle direttive. Mentre invece le pratiche sono qua in queste condizioni e tutte le udienze vengono rinviate. Le udienze continuano. Dovrebbero continuare. Perché caro signor Roberto, non possiamo bloccare la giustizia, le pare. Che di fatto, perché andrebbe a discapito del cittadino. Perché dietro a ogni fascicolo c'è in pratica una situazione umana. Come no, c'è una storia. Una storia, problemi di maggiore o minore importanza. E allora se noi bloccassimo ci troveremmo comunque, il cittadino ha ragione. E poi avrebbe pressione l'avvocato che rappresenta il cittadino. Insomma, un disastro su tutti i fronti che tocca un po' tutti. E allora vorrei sapere se voi riprendete, giusto? Ma cerchiamo di andare un po' a monte della situazione. È vero, sono fascicoli là, ma noi per rendere agevole questa stanza e altre, abbiamo comunque portato le signorine sin qua. Ma non ci abbiamo con lei, signore. Noi siamo qua, non so. siamo tranquilli, stiamo raccontando una storia. Il Ministero si è un po' distratto, è stato un po' distratto. E allora io sono tremolosa, però perché mi trovavo proprio per, non è ma proprio per collaborare, per poter fare una cosa, per evitare insomma che si andasse proprio, il disagio c'è. Ognuno di noi ha dietro una famiglia, le pare. E poi abbiamo anche da lavorare, perché noi giudici poi facciamo le sentenze a casa, lo sa, no? Dobbiamo comunque stilarle a casa. E quindi ci manca anche questo tempo per poter, perché dobbiamo provvedere, allora, da lunedì fino al sabato venire qua. Quindi lei si sente. Mancherebbe solo la domenica, giusto? E poi sarebbe. Quindi lei si sente più giudice o più facchino? Entrambe le cose. Questa è la situazione assurda che si registra qui ad Aversa oggi. Io vi lascio, io vedo gli avvocati che mi danno insomma una mano. Un segno di assenso, ma proprio perché si rendono conto della situazione. Insomma, una situazione di emergenza totale. E questa è la pura verità, guarda. Grazie per la vostra grazie a lei. Collaborazione, buon prosieguo. Buon prosieguo. Per il momento possiamo dire quindi che da Aversa è proprio tutto, tristemente tutto, per Striscia la Notizia, Luca. Avete!